Sono Antonella Spadaccio, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Piedimonte 2 Castello e oggi abbiamo aperto la nostra scuola ai genitori che dovranno iscrivere in questi giorni i propri figli alla futura classe prima di scuola primaria. Abbiamo presentato quello che è il nostro PTUF per i prossimi 3 anni, quindi l'offerta formativa, e anche abbiamo fatto proprio mostrato quella che è la scuola viva, cioè con la presenza degli alunni impegnati in tanti laboratori, quali il laboratorio di coding, il laboratorio manuale, il laboratorio musicale che ha visto la presenza preziosa di un chitarrista e musicista famoso di fama internazionale, Carmine Migliure. Un laboratorio di lettura con l'attore Pier Giuseppe Fanancione. E poi i nostri alunni sono stati impegnati anche all'interno della palestra con gli esperti del CONI, Michele Esposito di karate e Gianmaria Marino. Ancora un altro bellissimo laboratorio è stato quello del CLIL, d'inglese, con una madrelingua. E poi addirittura un simulatore per illustrare i pericoli della strada con gli operatori dell'ACI e il vicepresidente dell'ACI Caserta, Donato Santoro. Queste sono solo una minima parte delle tante attività che i nostri alunni svolgono durante l'orario curriculare ed extracurriculare. Ciao, sono Carmine Migliore, sono insegnante di musica. Adesso da settembre qui alla scuola di Piedimonte partiamo con un progetto musicale all'interno delle ore curricolari e forse anche extracurricolari. Il corso di musica è sviluppato su vari strumenti, adesso oggi stiamo facendo l'open day, quindi immaginerete ci sono tutti i bimbi che arrivano dall'asilo, dalle scuole dell'infanzia per poi iscriversi alla prima elementare, qui quindi ci sta un po' di confusione, però cerchiamo di tenere tutto sotto controllo. Grazie, spero che le iscrizioni siano tantissime e spero che ci siano tantissimi iscritti anche al corso di musica. Ciao a tutti. Buonasera a tutti, io mi chiamo Michele Esposito e sono l'istruttore di karate qua a Piedimonte. Oggi ci troviamo all'Open Day della Scuola Elementare d'Amore, perché noi abbiamo presentato quest'anno un progetto per l'avviamento del karate, nella scuola elementare e oggi quindi stiamo facendo una dimostrazione per tutti i ragazzi che vogliono provare la disciplina insieme a miei allievi, alcuni dei miei allievi. Che già sono nel percorso, quindi è un modo per far sì che l'arte marziale entri nella scuola. Ovviamente il progetto come finalità ha quello appunto di divulgare l'arte marziale perché è uno sport poco conosciuto, però molto praticato, soprattutto qui in Campania. Infatti siamo tra le prime 3 regioni con il numero di tesserati in Italia per quello che riguarda il karate e soprattutto per quello che riguarda i risultati agonistici. Siamo tra le prime regioni in Italia ed abbiamo anche parecchi esponenti a livello nazionale ed internazionale sul piano agonistico, quindi abbiamo un alto livello qualitativo per quello che riguarda la nostra disciplina. Il progetto è partito quest'anno a novembre, ha previsto varie ore di lezioni per le classi terze, quarte e quinte, dove loro hanno praticato i rudimenti, le basi della disciplina, e insieme con me, quindi, e la scuola, coadiuvati dalle maestre del plesso scolastico, abbiamo avuto modo di fare delle piccole lezioni di karate ai ragazzi. Ovviamente questo progetto poi finirà a giugno, dove ci sarà una grande festa insieme ad altri colleghi di altri sport, dove presenteremo appunto i vari progetti che il plesso scolastico, in coordinazione anche con il dirigente scolastico, e quindi faremo una grande festa qui a Piedimonte per mostrare come la scuola abbia voluto appoggiare la parte sportiva e quindi la promozione sportiva anche per i bambini alle scuole elementari. Il titolo della favola è il piacere di lavorare qui in questa scuola che è sempre molto intraprendente, ha un corpo docenti sempre molto intraprendente e vicino e avanti per tanti versi. E quindi dopo 9 anni mi ha fatto piacere cogliere l'invito. Beh, io sono un attore, sono Pier Giuseppe Francione, sono nato Pier Giuseppe Francione, sono nato qui e quindi insomma quando
quando posso mi fa piacere dare il mio contributo al mio paese, insomma, con quello. Allora, buonasera, noi stiamo facendo un laboratorio di chimica. Chimica in scuola primaria può sembrare una parola grossa, ma in effetti noi siamo partiti dal guardarci intorno, quindi vedere che tutto è fatto di materia e dal fatto che la parte più piccola della materia è l'atomo. E poi abbiamo detto che ci sono tanti tipi di atomo diversi, perché tanti sono gli elementi che compongono la materia, e che mettendo insieme vari atomi si possono ottenere varie molecole, e le varie molecole insieme formano le sostanze. In effetti il laboratorio che abbiamo approntato, che abbiamo già fatto nel mese di ottobre e che stiamo riproponendo in questo Open Day, riguarda la costruzione di alcune molecole, in particolare quella dell'acqua, del sale da cucina e della nitride carbonica. E come vedete ogni pallina rappresenta un atomo e i colori sono diversi, perché per esempio la molecola dell'acqua è formata da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. I due atomi di idrogeno sono bianchi e l'ossigeno è rosso. La molecola del sale da cucina, cloruro di sodio, è formata da un atomo di sodio e un atomo di cloro, azzurro e verde. E la molecola della nitride carbonica invece è formata da due atomi di ossigeno e uno di carbonio. Ci troviamo qui nel laboratorio multimediale che vede impegnati i bambini di quinta. In realtà sono stati stesso loro che nelle attività di tecnologia hanno creato un video dove hanno portato fuori tutti i loro lavori, hanno messo in mostra il loro lavoro, le loro esperienze, le loro attività e soprattutto la passeggiata fatta in quarta elementare con tutti i loro compagni attraverso un viaggio, con un viaggio col treno. Siamo stati lì a Caserta a visitare la Reggia. Hanno riportato le loro esperienze e, entusiasti di queste belle iniziative, hanno messo tutto su dei video e hanno realizzato dei lavori veramente che a noi hanno dato molta, molta soddisfazione. Allora, sono le classi quarte del plesso di Piazza Carmine e stanno riproponendo alcune canzoni presentate prima di Natale nella manifestazione di auguri alle famiglie. E il tutto nasce per voler manifestare le proprie emozioni. È un percorso iniziato in orario curriculare e poi svolto anche in extracurriculare. I bambini hanno manifestato tutto il loro impegno e il loro entusiasmo e noi docenti siamo particolarmente soddisfatte del percorso svolto e dei risultati raggiunti. Anche i più introversi hanno manifestato le loro emozioni, il loro carattere, la loro personalità, e i testi delle canzoni sono realmente significativi, propri dell'età del bambino e della